Signore e signori, questa è l'introduzione di una nuovissima intervista, vlog intervista, facciamo un mix, perché proprio ieri, innanzitutto sono tornato apposta da St. Moritz, quindi dalla Svizzera, dalla località dove ho un appartamento, ovviamente in sublocazione, per fare questa intervista, perché qualche giorno fa ho prenotato un Airbnb per dei miei collaboratori nel pieno centro di Como, e ho scoperto che il ragazzo che aveva l'Airbnb, mi è capitato già molte 10 volte, è un membro di Chiavi Immobiliari. Quindi gli ho detto: guarda, sono a St. Moritz, c'è il ponte, mi sto annoiando, ti va se vengo a fare un'intervista così mi fai vedere gli appartamenti, perché ho scoperto che ha più appartamenti nel pieno centro di Como. Perché no? Infatti siamo qui, questa è una brevissima introduzione, ora stiamo andando da lui, siamo già in ritardo perché c'è un traffico assurdo, faremo questa intervista e poi ci rivediamo a St. Moritz. Questo sì, l'ho visto su Airbnb, mi sa. Sì. Complimenti. Grazie. Quindi, prima eri con un socio. Sì. E avevi un appartamento a Milano, dove ce l'avevi? Ce l'avevo a Brera. Bello. Sì. Quanto pagavi di amici? No, ero sempre in property. Ah, in property. Sì. E quanti ne hai a Como ora? Ne ho 5 a Como, uno in Svizzera. Bello. Però è vicino a Chiasso, su un po' in collina. Ci sta. Ok, questo, quindi sei anche abbastanza vicino al centro. Hai quello che ho prenotato per i miei... Esatto. Perché stavo raccontando prima, no? E io ero a St. Moritz, avevo bisogno dei collaboratori qua a Como, ho fatto una casa. E avevo scoperto, per virgolette, che ce l'avevi tu, quindi bene, mi fa piacere. Quello era un po' più in che zona era, ricordami? Taverna, dove c'è... Era proprio davanti al se non sbaglio. Sì, esatto. Ok. E poi gli altri tre, a questo punto, dove sono? Allora, ce ne ho uno dove c'è il castello, no? Che si chiama Lora. Ok. Sta la parte opposta. E due a Montelupino per andare in Svizzera. Ok. Qua siamo vicino alle mura, quindi... Questo forse è il più centrale. Questo è il più centrale. È il più centrale. Bene. E da quanto tempo li hai presi? E questo qua è uno dei primi che ho preso con il mio socio. Qualche mese fa? Preso, no, a luglio. A luglio dell'anno scorso, quindi sì, siete vissuti anche la scorsa stagione. Esatto. Com'è andata? Ma questo appartamento spingeva, perché comunque è abbastanza vicino al centro. Mm. Quindi, tra l'altro, in quei mesi lì non ti conoscevo, cioè ti conoscevo, ma non avevo il tuo corso. Ok. Avevo fatto autonomamente. Ah, poi... quindi conoscevi già il modello? Conoscevo già il modello perché avevo visto una tua sponsor su YouTube. Mm-hmm. E quindi ho detto proviamoci. Proviamo. Però abbiamo provato da soli, abbiamo fatto un sacco di errori, cazzate, così. Ci sta. E poi a fine dell'anno lui stava cominciando a mollare, quindi ho detto ho bisogno di avere più schemi dettagliati, più precisi il più possibile, perché non posso permettere degli errori perché sono da solo. Sì, perché ti vanno a costare poi anche, se dici magari risparmio un po' di soldini per un percorso, ma esatto. Poi perdo magari 100 euro a notte, esatto. Perché sbaglio qualcosa. Tipo alcuni errori particolari che magari hai notato, la differenza tra pre-entrata nel percorso e post? Sicuramente i prezzi. Cioè non avevamo, diciamo, una strategia ben precisa, andavamo un po' a sanitarne alla cavolo. Sì. Ok, guardavamo un attimo gli annunci, però senza sapere effettivamente come andare a strutturare le dinamiche. Esatto. Perché poi l'obiettivo è far avere il Tetris, come lo chiamo io, quindi proprio il calendario che si riempie perfettamente, non hai mai giorni vuoti, al massimo del prezzo, perché magari un appartamento può fare 3.000 e un appartamento uguale alla stessa zona può farne 5. Esatto. Cioè c'è quella differenza, quello stretch, per virgolette, esatto. Se gestisci correttamente i prezzi, quindi sono d'accordo. Quindi se tu sei partito a luglio, più o meno dell'anno scorso, quando, dopo quando sei entrato in Chiavi Immobiliari? Sono entrato a gennaio, all'inizio dell'anno, lui mi ha lasciato. E tu sei entrato? E adesso ho detto, ho bisogno di avere più cose precise possibile, non posso più andare alla spelleria, no? Ho bisogno di un percorso che mi guida. Certo. Perché fino adesso me la sono cavata, però con anche problemi, eccetera, che non sapevo come gestire, perché ovviamente partendo da inesperto ho dovuto fare tutto solo pelle, mentre magari se iniziavo prima quel tuo corso sapevo già che cosa poteva succedere. Evitavamo gli errori. Esatto. Ma anche come gestire al meglio, no? Capito? Certo. Perché mi capita un errore, però magari nel corso tu l'hai già fatto, oppure qualche studente l'ha già fatto,
ok, so come affrontarlo. Invece senza sapere come affrontarlo magari un attimo come ti veniva. Esatto, come ti veniva. E gli errori, cioè più che errori, le cose tipo più gravi che ti sono capitate, anche per curiosità. Gestire dei clienti. Gestire dei clienti. Tipo le richieste dei clienti. O problemi che, tipo l'appartamento sporco, problemi con lo staff delle pulizie. Problemi un sacco con lo staff delle pulizie. Ok. Tantissimo. Che non facevano il lavoro corretto, magari mi lasciavano. C'era da pulire un giorno e magari la sera. No, non riesco. Non riesco, chiaro. Classico. Quindi casino, non sapevi come fare. E no, un problema invece grave con i clienti che si è, sono bloccati in un ascensore. Ok. Non è... Però quello cliente non riguardava te, ma no. Non riguardava me. C'è scritto di entrare in tre, che si sono andati in quattro più le valigie. Sì, figurati, bloccati. Ascensore bloccato. Però vabbè, non è una tua responsabilità piena, anche un po' di condominio, anche loro ovviamente. Sì, però eravamo non esperti, quindi panico, non sapevamo, questi che facevano suonare l'allarme, il condominio tutto in disordine. Sì, sì, sì. L'importante è che stiano dando soddisfazione. Sono tutti in property, quindi? Tutti in property. Che percentuale prendi? Dal 15 al 20. Gestione completa? Questo qui gestione completa, okay. 20. Gli altri? Ce ne ho, quelli due a Monte Limpino, solo gestione allora. Piattaforme, eccetera, vabbè, le pulizie, sì, sì. Le gestisco un attimo io. Quello in Svizzera completo. Ok. Però tu prendi la percentuale su, cioè non ti accolli nessun costo, per te sono soldi netti che ti entrano, giusto? Sì, sì, non... Non è che poi paghi la danno delle pulizie o... No. Tu ti occupi solo di coordinare, sì. Gestire le piattaforme e sì, e degli ospiti. Sì, io ho, perché non all'inizio, tu avevi spiegato in un altro metodo, che è quello tipo di dividere, no, i soldi tra te e il proprietario. Sì, utilizzare lo spirito. Esatto. Invece partendo dall'inizio abbiamo sempre fatto tutto su di noi. Gestendo poi i bonifici con... Cioè voi incassavate e mandavate al proprietario? Sì, esatto. Beh, calcolate il livello fiscale è molto meglio fare il contrario. Far sì che il proprietario incassi, soprattutto se lui dichiarare i redditi che gli arrivano a questo immobile e paga la percentuale a voi, perché è più semplice per voi giustificarlo, che arriva un bonifico e siete a posto. Allora dovete fare la scia, spiegare che il proprietario deve fare la scia, ma voi incassate per conto del proprietario, quindi dovete giustificare a livello fiscale tutte le cose. Abbiamo fatto sempre, attenzione. Siamo incasinati, anche su quello. Vabbè, è una cosa che si risolve, non è la fine del mondo, però molto meglio che il proprietario incassi e voi prendete sulla percentuale. Infatti, fin dall'inizio abbiamo gestito questura, ROS, regione... Vabbè, vediamo, ci prende dell'appartamento? Questo sul soggiorno. Abbastanza grande per cucina. Bella la cucina, perché comunque piani cottura, molto molto bella. Perché? Ma la parete blu è fatta tua o è fatta proprietaria? No, la fate proprietaria. Ok, ci sta. Perché questo, per esempio, me lo ricordo, perché l'ho visto su Airbnb per questa parete blu. Cioè l'unica cosa che effettivamente ora mi torna, cercando quando sto portando prima i procuratori, è questa parete blu qua. Quindi fa la differenza metterci un qualcosina nell'Airbnb che dia quel brio e quel tocco in più per personalizzarlo. Beh, sì, giù la terrazzina. Molto bello. L'unica cosa che mi convince molto è la televisione. Perché abbiamo proposto la possibilità di fare un gancio, metterlo magari. Beh, non penso che tu possa farlo qua perché forse è importante questo. No, non qua. Ok, qua non qua. Sì, potresti fare un gancio lì che arriva. Però ti dico la verità, non vedo, cioè ci sta, ti siedi sul divano, insomma tu te la vedi bene, abbastanza grande, smart, immagino. Smart, sì. Ok. Quante camere ha questo? Bello anche il frigo, tra l'altro. Qua due camere da letto, però una è sicura. Ok, quindi un trilocale. Esatto. Qua abbiamo la prima. Belli anche gli armadi, no? Molto. Camera matrimoniale, hai l'aria condizionata. Sì, non è molto spazioso, si vede. Se vuoi. Vedi. Qui comunque è tutto ristrutturato, si vede. Sì. E chiedi cortesia se li hai? Chiedi cortesia li abbiamo. Ah, ok. Sì, non state aspettando ospiti, no? No, non stiamo aspettando ospiti. Sì. Anche perché, come spiegavo, abbiamo avuto un problema con gli ospiti che sono usciti. Ok, cosa è successo? No, è giusto far vedere queste cose. È uscita la porta. Sì, era proprio, non so, c'era dentro Ulca magari. E sì, l'ha sradicata. Come fai a sradicare una porta? Sì, sì, proprio spaccato tutte le viti qua. Pazzesco. Ah, poi il secondo bagno con doccia, esatto. Completo, un po' più piccolino. Sradicata la porta. Vabbè, avete chiesto il danno a un Airbnb, no? Sì. Vi devi dare i soldi, eh? Esatto. Abbiamo già avviato la procedura stamattina, quando ho visto. Ok. Se gli mandate la fattura di riparazione, che la fattura è proprio la prova per eccellenza, più la foto, loro vi rimborsano al 100% immediatamente. Quindi andate sereni da questo punto di vista. Sì, e mi raccomando, aspettate
sai che con Airbnb puoi inviare la procedura ma la metti in bozza. Sì. La metti in bozza, hai 14 giorni, così facendo l'ospite ti può lasciare prima la recensione, sì, prima sì, di chiedere i danni, esatto. E poi gli invii la richiesta. Devi solo aspettare 10 giorni, magari il proprietario anticipa i soldi e poi gli tornano, così avete anche la recensione positiva. Giusto una piccola picca. Sì, perché se hai il problema con l'ospite, esatto, che vedi già il rimborso. Se ti chiedi il rimborso prima, ti lascia negativa. Qua camera singola, la scrivania, battere il carro. Quanto esce notte con questo? Più o meno? Più o meno stagione bassa 100-150. Stagione bassa 100-150, stagione alta? E ad agosto anche 250%. Ok. Credo che questo sarebbe un immobile, secondo me, considerando che il mio è a 1.500. Ecco, un bel affare quello. Questo quanto potresti pagare, secondo te, in subrogazione? Forse in subrogazione. No, questo dico. Questo qua il proprietario l'abbiamo contattato su immobiliare e l'affitto chiedeva 1.500. E vedi, tu dici in bassa stagione, quanto mi hai detto, 150 euro a notte? Bassa stagione 150, in alta 300. Fai conto, sei super profittevole, diciamo, seguendo la linea. Poi te lo gestisci in PM, ci stai meno rischi, no? Così. Okay. Però stavo già pensando di fare il passaggio, magari da prendere sulla pensione. Ok, ma con questo proprietario o con un altro? No, stavo valutando altri. Sì. Perché ora che il proprietario ha visto, hanno usato, i numeri dicono torni indietro. Dovevate farlo prima, però ci sta, questo fa parte anche del gioco. Perché se il proprietario vede che fate 2.500 euro al mese, 3.000 euro al mese, anche di più. Qual è il mese che avete fatto di più? Agosto, ma i numeri? Trovato da inesperti, quindi 8.000. 8.000 da inesperti? Sì. Dico, quest'anno se gestite bene i prezzi, secondo me potete toccare 10. Senza grossi problemi, se gestite correttamente le tariffe. Sei vuoto per questo, vero? Sono vuoto. Ok. Tutto vuoto. Una cosa positiva. Perché le persone guardano e dicono, ah, è vuoto, quindi non è positivo in realtà. E più tieni i prezzi, ovviamente, alti. È una cosa che sbagliavamo l'anno scorso, degli esperti, era proprio l'ansia di avere il calendario vuoto. Sì. No, c'ho vuoto, abbassiamo i prezzi. Esatto. Quello è il più grande errore che fanno tutti, tutte le persone che gestiscono. Vedono il calendario vuoto 2 mesi, no, devo riempire. E fanno un errore madornale, lascio sul tavolo il 23% in volta. Quindi quando hai toccato i 10. Quindi in pratica se tu sei a quel 20%, sì, più o meno nel mese più alto potresti fare tra i 1.500 e 2.000 solo a questo appartamento. Sì. Netti da te che ti arrivano. Nel mese più basso invece qual è stato? A livello di più o meno numeri anche. Nei mesi più bassi novembre, febbraio. Ok, novembre, febbraio, sì. Dove avete anche fatto 2.500? No, novembre abbiamo fatto 2.000. E in pratica nel mese più lento prendi più o meno 400 euro a questo appartamento, il mese più alto 2.000, con delle medie in mezzo. Sì, a parte come una zona che mi ha sorpreso, perché ho diciamo vissuto per il primo anno quest'anno, l'inverno, no? E penso sia stato uno degli appartamenti che ha performato meglio in portafoglio. Sì. Nonostante sia una zona particolarmente turistica, e che soffre molto della stagionalità, almeno questo era il mio pensiero, in realtà è il contrario. Milano secondo me soffre molto di più di Como la stagione, non so per quale motivo. Io ho lanciato degli appartamenti a Milano, sarà perché c'è molta più competizione, sarà perché c'è un'offerta maggiore, soffre molto di più nei mesi lenti, quindi è paradossale come cosa. Como è... Sì, che comunque Como adesso sta avendo un boom all'uscita. Sì, è un boom incredibile. Zona. Quindi piani futuri? Ora si passa alla sublocazione, immagino. Stavo vedendo la sublocazione, però non qua a Como. Ok, dove? Perché veramente sono stato anche sulle piattaforme, contatti, sono già stato contattato decine di volte. Sì, lo so. Qua a Como ci sono pochissimi appartamenti, è quello un po' il problema. Esatto. A Milano non trovi quanti ne vuoi. A Milano... Senza problemi. Ma tante zone, anche Monza, Varese, Bergamo, tutte queste zone, diciamo, nei dintorni. Sono zone molto richieste, dove... Cioè, è relativamente poco offerta ed è molto più facile trovare appartamenti. Come è molto delicata. Come è? È molto delicata. Se vai a Bergamo, vai a Monza, vai a Varese, ne trovi a Pizzetta, trova molto meglio. Sì. Paradossalmente, forse meglio che Milano. Questo consiglio di Milano. Sì. Perché Milano era tanto inflazionato, i prezzi sono altissimi più che altro. Per il mondo. Sì, sono degli affitti, stavo leggendo anch'io, ma poi adesso non so... Le voci fare... Sì, voci di corridoio fanno casino, però limiteranno... Tu hai aperto la parte di immagino, allora sei a posto. A parte voglio regolamentare le locazioni di turisti con chi opera in formula imprenditoriale. Tu sei un property manager, sei completamente esente, diciamo, da eventuali cose che ti arrivano. Tu sei un consulente, in pratica. Cambi il tuo tempo per denaro, cioè questa è una forma consulenziale, quella del property manager. Chi opera in sublocazione, avrai la partita IVA, diventi una struttura più complessa, diventi una CAP, diventi una locazione turistica imprenditoriale, non lo so, magari potrebbero limitare anche quelle. Però se diventi una casa fatta vacanza, dove hai degli obblighi maggiori,
non ha delle limitazioni, non attaccheranno, diciamo, te, e chi è strutturato fiscalmente in maniera burocratica per esempio gli adempimenti, quindi mi fretto per quello. Anzi, sarà positivo, sì, perché dopo magari tagliano l'offerta. Esatto. Sai quanti abusivi ci sono in giro? Gente che non ha il CIRA, gente che non ha il portale alloggiati, gente che non dichiara assolutamente niente, tantissima. Quelli se li tagli, è una cosa positiva, esatto. Non negativa. Sì, qui tra l'altro ho avuto a che fare con i proprietari che erano i primi a dire: ma io non voglio pagare, c'è un modo per sì, sì, non pagare, c'è un modo per non pagare, fare sì, 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 sì. Tutti, tutti. Che sì, il property manager è il nuovo fiscalista ormai, gestisce la parte fiscale, però lo so. Esatto. Però lo so. Il business? Sì, prima ho provato e-commerce. Ok, come è andato? Abbastanza male, anche perché iniziavo senza capitale. Quindi modello dropshipping proprio. Sì, pure. Esatto. Quindi lo so. Ma poi a una certa mi sono detto: ok, ma c'è un domani, cioè cosa devo fare ogni volta? Storettino, prodotto, ricerca. Cioè, non ho visto qualcosa di solito nel non futuro. Riesci a costruire nulla sul lungo periodo. E poi, se io non dico che non funzioni, funziona come tutto, funziona anche se vendi questo. Sì, esatto. Puoi farlo funzionare. Il discorso che devi fare un ragionamento anche matematico, come dico sempre: cioè, su un prodotto completamente indifferenziato che compri sui vari AliExpress, eccetera, eccetera. E devi avere il costo del traffico, perché quello è il costo maggiore. Poi uno ti dice: sì, falli TikTok, lavori con i Reels, vai virale. Sì, va bene, però poi ti serve una potenza di fuoco anche con le ads. Molti non capiscono che un margine del 30% su un prodotto da 80-90 euro ti rimangono 27 euro per dire ogni volta. E è un problema, perché tu quei 27 li devi costantemente reinvestire per far crescere lo store. Cioè, proprio non, a un certo punto non ci stai dentro. Tu ad oggi fai questo, solo di questo. Okay, vivi di questo per me. Bene, e hai preso solo quel, cioè riguardo immobiliare, fatti breve, hai preso solo questo percorso qua che hai immobiliato e... Solo questo qua. Okay. Per capire anche la differenza. No, no, sono preso subito questo, perché appunto ti avevo già visto, comunque mi ricapitavi, certo. Però ho solo questo. Quindi e-commerce, social media marketing, poi affitti brevi. Affitti brevi, sì, bene. E sta dando i frutti. Adesso sono arrivato in un momento di stallo, dove, sai, raggiungi una cifra che magari all'inizio è anche bassa, però quando parti, no, pian piano ti fai degli step. Cioè, quando raggiungi quello step ti fermi un attimo, perché ti senti un attimo soddisfatto, sono un attimo in un loop. Che ti dura poco, ti abitui all'aria, diciamo, esatto. Ti abitui all'altitudine, ti abitui all'altitudine, però poi vai andare più su. Esatto. È normale. E poi lavorai un minimo di sublocazione, quindi prendi uno e dirai: sono contento per una settimana, poi... Alcuni stanno contenti un giorno, tipo io, altri stanno contenti 6 mesi, poi dai un giorno meglio da alcuni lati, da altri no. E poi dici: voglio l'immobile da 5.000 euro al mese, poi da 10, poi da 15. E fa parte il gioco. Ne vorrai sempre di più, o vorrai alzare la qualità sempre di più, inevitabile. Oppure a un certo punto dici: ah, sono contento così, cioè, mi contratti di affitto per 8 anni, ho più o meno una stabilità, so quanto genera l'anno, è molto prevedibile, ma appunto, cioè tu sai, lo scorso anno hai generato 8.000 agosto, magari 6.000 luglio, correggimi se sbaglio, e 5.000 giugno, e prossimo anno sai che farai almeno quello, esatto. Come minimo, almeno, esatto. Perché va sempre più su, i prezzi un po' aumentano ogni anno, tu gestisci meglio, hai più confidence, attendi fino all'ultimo a riempire i calendari, quindi di conseguenza fai sempre di più ogni anno, magari un 10-20% di più. Sì, poi anche col report, no? Quando magari lanci un appartamento, magari la stagione estiva non sai cosa hai fatto la stagione prima. Non è un benchmark. Esatto. E ogni volta che ce l'hai vai sempre più su. Esatto. Perché se dici: ho fatto 5.000, la settimana posso passare. Ho fatto 6, posso passare. Immobili in sub in che zona? In centro? No, immobili in sub io sto valutando, come ti dicevo prima, Lugano. Perché ho trovato... Però Lugano deve aprire un'azienda svizzera. È quello, è abbastanza... È impegnativo a livello di costi. Partirete dall'Italia prima, e poi vai in Svizzera. Perché gli svizzeri sono complicati, se sei qua, sono magari qualcuno li conosce. Sì, c'ho la porta delle property. Esatto, me l'hai detto prima. E la burocrazia è molto più semplice dell'Italia, però comunque devi aprire una società, io porto un S.A. 100.000 franchi di capitale sociale devi mettere. Non ce n'è, non scappi. Poi puoi aprire delle forme più semplici, però sai, quando ti vuoi andare sui mobili a un certo livello, sì, ti presenti con una S.A., che è la forma tipo una società per azioni d'Italia, ti prendono molto più seriamente subito e magari non ti chiedono 50.000 euro più di garanzia. Quando parli con i mobili da 10, 12, 15.000 euro al mese. Quindi il mio ragionamento, puoi aprire una forma anche molto più semplice, ovviamente all'inizio. Però comunque costicchia, la Svizzera non è costosa. Sì, però... Sì, Lugano, non lo so, non lo so.